È arrivato il momento dell'incontro e ci colleghiamo con Vito Romaniello e i suoi ospiti in giro per l'Italia, sulle strade che portano allo stadio del paese più bello del mondo. Italia Football Club. Il piacere di andare allo stadio con Vito Romaniello. 22 maggio 2024. L'Atalanta batte a Dublino il Bayer Leverkusen con una tripletta di Lookman e vince l'Europa League. È la prima italiana a riuscirci da quando la competizione ha preso il posto della vecchia Coppa UEFA, 24 anni dopo il successo del Parma. La squadra di Gasperini infligge la prima sconfitta stagionale ai campioni di Germania. In ogni stadio c'è una storia da raccontare. Il Bologna è andato in Champions, Verona e Lecce hanno centrato una salvezza impossibile. Il pensiero di Giampiero Gasperini va a quelle squadre che hanno vinto il proprio titolo, mentre a pochi metri i suoi giocatori sono in campo a festeggiare il trionfo in Europa League. L'Atalanta ha appena conquistato la Coppa. Il Gasp non si sente diverso da quello che era qualche ora prima della partita. Il 21 settembre 2023 l'Atalanta comincia il suo percorso in Europa League. Chiude il girone al primo posto e parte per un viaggio che va da Lisbona a Liverpool, da Marsiglia a Dublino. Abbiamo vinto contro lo Sporting, che ha vinto il campionato in Portogallo. Anzi, che l'ha stravinto, e noi abbiamo giocato 4 volte contro di loro senza mai perdere, vincendo 2 volte e pareggiando 2 volte. Abbiamo giocato contro Liverpool, che in quel momento era in testa assoluto alla Premier. Abbiamo giocato a Marsiglia, un campo difficile, abbiamo fatto un'altra grande partita al ritorno, e contro i campioni di Germania, che hanno stravinto. Quindi abbiamo trovato quasi tutti i campioni di paesi importanti, e questo dà ancora più prestigio, ancora più soddisfazione alla nostra Coppa. Andare allo stadio è un rito collettivo, dove la passione per la propria squadra diventa occasione di incontro, come accade sul campo di gioco, per condividere momenti ed esperienze, creare ricordi, persino della tavola. E organizzare una trasferta spesso significa prenotare un posto dove fermarsi a pranzo o cena. Vino bianco, vino rosso. O darsi appuntamento prima della partita per un panino in compagnia. Del resto si usa definire calcio, pane e salame quello che piace, è proprio il caso di dire, alla gente. Il calcio, pane e salame, è quello giocato dall'Atalanta con il cuore, quindi come salame nostrano bergamasco. Vi dico solo che io sono nata il 1907. 1907, ovvero 1907, l'anno di nascita dell'Atalanta, come fa notare la commerciante Silvia Vitali. Forza Atalanta! Dopo 117 anni, la regina delle provinciali, per le sue 63 partecipazioni alla Serie A a girone unico, diventa regina di Europa League. La prima italiana a riuscirci da quando si chiama così. È una coppa stregata, anche se devo dire in 25 anni era arrivata in finale solo perdendo l'Inter e la Roma. E averla vinta con l'Atalanta è forse una di quelle favole che nel calcio ogni tanto succedono, ma molto raramente. Dà fiducia anche ad altre squadre con non dei grandi numeri, che possono comunque raggiungere dei grandi traguardi. Il coro dei tifosi, colonna sonora di una storia senza confini. Nell'estate del 1977, con la promozione in A ottenuta dopo gli spareggi, il difensore Antonio Percassi chiude la carriera di calciatore con la maglia dell'Atalanta. Tornerà al timone della società nerazzurra il 4 giugno 2010, dopo esserci stato tra il 1990 e il 1994. Con il presidente della Val Seriana al comando, la dea diventa grande. Nel 2016 affida la squadra al tecnico Giampiero Gasperini, che diventa l'uomo dei record.
più di 300 presenze in panchina, la prima partecipazione dell'Atalanta alla Champions League del 2019 e la vittoria dell'Europa League nel 2024. Una squadra che è cresciuta sempre, una società che è cresciuta sempre nei risultati, e lo ha fatto mantenendo anche sempre in equilibrio o addirittura inutili i propri conti, e questo credo sia l'aspetto straordinario di questa società, perché di solito in Europa e in Italia in particolare chi vince ha difficoltà a mantenere i costi, e invece l'Atalanta è riuscita a vincere essendo comunque sostenibile, e questo credo che sia il merito più grande di questa società, e questa credo che sia la cosa straordinaria. Il viaggio di Vito Romaniello dietro un pallone che rotola continua.